Ciao bambini, sono le 4 del pomeriggio e Pinky ha fame. Allora io gli ho preparato la merenda. La merenda di Pinky. La merenda di Pinky è formata da 10 biscotti. La merenda di Pinky è un intero? Sì, è tutta intera la merenda di Pinky. Quindi io sul quaderno posso rappresentarla così, con un quadrato intero. Ogni biscotto è una parte della merenda. Nella merenda di Pinky io ho messo 10 biscotti. Uno su 10, un altro su 10, un altro su 10, ancora uno su 10, uno su 10 e siamo già a 5 su 10. Uno su 10, uno su 10, uno su 10. 1 su 10, 1 su 10. Tutta la merenda di Pinky è formata da 10 biscotti. Tutti insieme formano la merenda, ma ognuno è 1 su 10. Posso rappresentare i 10 biscotti della merenda di Pinky in questo modo. Divido il quadrato in 10 parti e ogni parte è un decimo, una parte su 10. Ogni biscotto è la decima parte della merenda di Pinky. Osservate bene. Ho la merenda intera? No, non ho la merenda intera. Ho una parte della merenda, un decimo della merenda. Quindi ho zero merenda e un pezzettino. Quindi posso scrivere così. Zero merenda intera e un biscotto. 0, un biscotto. 0,1. Beh, a questo punto viene spontaneo dire, ma allora un decimo e 0,1 sono la stessa cosa. Certo, un biscotto su 10, 0 merende, un biscotto. Tutte e due valgono la stessa cosa. Un decimo è uguale a 0,1. Un biscotto, una parte della merenda di Pinky. 2 decimi è uguale a 0,2. Due biscotti, due parti della merenda di Pinky. 3 decimi uguale a 0,3. Tre biscotti, tre parti della merenda di Pinky. 4 decimi è uguale a 0,4. 4 biscotti, 4 parti della merenda di Pinky e così via. 5 decimi, 6 decimi, 7 decimi, 8 decimi, 9 decimi, fino a 10 decimi, cioè 1, non più 0, perché infatti ho di nuovo tutta, intera, la merenda di Pinky. Dai, Pinky. Adesso puoi finalmente mangiare. Grazie per avermi prestato la merenda.